questa è la grande forza di una ricostruzione, come vi ho già detto, assolutamente privata di suggestioni che non mi interessano e che non ho la forza in questo momento di coltivare, perché sono certamente orientato a svolgere il mio compito eliminando tutto quello che è pura suggestione, a voi non serve. Ma sono invece orientato a dirvi, se mettiamo poi insieme questi tre filoni di indagine che riguardano Falange Armata, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e sismi, di giungere ad una conclusione, cioè che la lettura congiunta delle risultanze specifiche raccolte per ognuno ci porta ad una conclusione evidente. 'Ndrangheta e Cosa Nostra avevano perso i referenti politici, soprattutto perché lo scenario politico mutato non consentiva più a quei referenti politici di fare quello che avevano fatto fino a quel momento, indipendentemente dal fatto che volessero continuare a farlo o meno, non si poteva più fare. Ecco perché Cosa Nostra e 'Ndrangheta, ma soprattutto Cosa Nostra in relazione al maxi processo, aspetta per qualche tempo, cerca di capire se determinate risposte possono arrivare e comprende che non possono arrivare. E capisce ad un certo punto che il maxi processo non si aggiusta. Certo, imputerà poi la responsabilità di quel mancato aggiustamento, come sappiamo, perché il marzo del 92, anche lì, non è un mese come tanti altri, ma sanno anche che non basta rimproverare chi non ha fatto, ma bisogna ricollocarsi nello scenario politico, perché il rimprovero servirà in qualche modo a sanzionare il passato, ma non servirà a costruire il futuro. E questo progetto Cosa Nostra lo estende alla 'Ndrangheta, che sa esattamente la stessa cosa, perché i referenti politici erano gli stessi e il contesto politico di riferimento, che va oltre il singolo operatore, era lo stesso. E la stessa identica situazione vivevano quelle parti di apparato che, come se avessero perso la loro mission, così li chiamiamo pure questo tipo di concetto, in un periodo storico in cui non erano più nessuno. Perché se mi cade il blocco comunista, io che il mio potere lo avevo costruito per anni proprio nell'opera di fronteggiamento di quel blocco, io non sono più nessuno. Io verrò adibito a servizi diversi, ma venendo adibito a servizi diversi io ho bruciato tutto il vantaggio acquisito che faceva di me un perno indispensabile in un determinato contesto. Vedete come converge tutto in relazione, diciamo, alle stesse identiche esigenze? Vedete come i pezzi si mettono insieme da soli? E soprattutto vedete come quelle vecchie strutture che erano state gestite per anni, e lo ricavate dalla relazione finale della commissione Anselmi, vedevano come protagonista assoluto il materassaio di Arezzo, Licio Gelli, così lo chiamavano, con tutto il rispetto che questo faceva apparentemente nella vita. Componenti gelliane che non a caso tutelavano, e questo lo ricavate dalla relazione Anselmi nel momento in cui si parla anche delle minacce che subiva e aveva subito l'onorevole Gualtieri, le principali mafie,
Cosa Nostra 'Ndrangheta, e le componenti deviate dello Stato che con quel mondo avevano rapporti. Ecco il peso di tutta la ricostruzione sulla Santa e la Mamma Santissima e le componenti riservate di 'Ndrangheta e Cosa Nostra, quando ci raccontano i collaboratori di giustizia, lo troverete, io non lo so se riuscirò a farlo, lo farò solo nel discorso da qui alle 4:30, verrà fuori, ma i miei percorsi mentali non riesco più a prevederli fino in fondo, probabilmente lo farò, quando Gaetano Costa, e altri collaboratori di giustizia che avevano avuto a che fare con Peppino Piromalli, con Santo Raniti, con i Mammoliti, con i De Stefano, con i Nirta, ci raccontano qual era il progetto dell'alta 'Ndrangheta che diventava massoneria e andava a braccetto con la P2. E che vi devo dire? Magari sarà stato un caso legato al fatto che la sigla P2 non si dimentica, ma io non credo che sia così. Che avete sentito i collaboratori di giustizia che ci hanno raccontato qual era il disegno delle sfere elevatissime delle mafie, quando una componente elevatissima doveva essere sempre parte di un contesto massonico che doveva intervenire al fianco della componente criminale. Per questo nasce la Santa. E per questo, voglio dire, vi ho riversato una serie di contenuti che riguardano l'indagine Mamma Santissima. Perché se noi continuiamo a raccontare anche in ambito giudiziario che tutte le componenti di 'Ndrangheta sono sullo stesso livello, hanno vinto loro, e per quanto mi riguarda non vinceranno mai, sto indicando la finestra, perché stanno fuori di qua ad ascoltare attraverso Radio Daricale quello che stiamo dicendo, e che ascoltino, così sapranno anche quello che saremo orientati a fare domani. Licio Gelli era il perno, lui era il perno, perché attraverso la P2 lui controllava i servizi, attraverso la Santa e la Mamma Santissima controllava la 'Ndrangheta, attraverso le componenti apicali di Cosa Nostra, come ci raccontano Pennino, Messina, Avola, Malvagna, controllava Cosa Nostra. Questa è la verità. E così dovete leggere il messaggio di Falange Armata del 2013 a Rina, quando gli dicono: "Su Totò, oi, che stai facendo? Vedi che hai gente fuori e non ti preoccupare più di tanto, perché ti vediamo agitato, a tutto il resto pensiamo noi, come abbiamo sempre fatto." E su Totò ha capito. Ecco l'accordo, il contatto, il parallelismo politico-criminale che vedeva ancora una volta protagonisti Gelli e le mafie, che avevano gestito la fase delle liste autonomiste e che le avevano abbandonate per sposare il progetto di Forza Italia. Come bene ci fa comprendere Giuseppe Graviano. Sono le 2. Io penso, voglio dire, che ci possiamo fermare qui, perché le 30 pagine che mancano verranno illustrate da me tra le 3 e le 4:30, quando andremo poi a fare le richieste finali. Va bene, allora facciamo una pausa e riprendiamo alle 3 per Terni, va bene? Ci siamo? Terni, ci sentite? Sì, ok, sentiamo, buonasera. Deputato Graviano è presente. Con le difese come siamo? C'è lei, avvocato Suraci? Okay. Avvocato Suraci per tutti, parte civile, avvocato Basile, avvocatura dello Stato e parte civile, Papa Ivana. Posso? Sì, prego. Le considerazioni che vado a fare, Presidente, signori giudici, penso ci consentiranno di focalizzare la nostra attenzione su quelli che sono
come ho già detto, gli argomenti chiave di questo processo e soprattutto di valorizzare adeguatamente, alla luce della ricostruzione che abbiamo fatto prima della sospensione, quella fase rivendicativa legata agli attentati consumati nel nostro territorio, in Reggio Calabria, nella sua provincia, tra il dicembre e il febbraio, dicembre 93 e il febbraio del 94, per collocare nella giusta veste e dare corretto peso processuale ad acquisizioni che immediatamente dopo quegli accadimenti non avevano avuto nessuno sviluppo investigativo, come vi è stato confermato nel corso dell'istruttoria da numerosi ufficiali di polizia giudiziaria impiegati qui a Reggio Calabria in quel periodo storico, dei quali solo due, ed è anche questo un dato su cui siamo chiamati a riflettere per la capacità che 'Ndrangheta e Cosa Nostra e altre componenti hanno avuto nel nascondere, nel momento in cui i messaggi dovevano arrivare solo a determinati ambienti, quale fosse l'effettiva causale di quegli attacchi, dicevo, solo due degli ufficiali di PG sentiti ci hanno detto sì, effettivamente qualcosa di strano c'era. E soprattutto c'era di strano, ora vedremo chi ce lo racconta, che la 'Ndrangheta attaccasse i carabinieri e rivendicasse quegli attacchi. Quali sono i dati fortemente dimostrativi dell'assunto accusatorio da cui dobbiamo partire? Intanto le dichiarazioni di Bruno Tucci e il suo articolo del 20 gennaio del 94, Tucci che confermava davanti a voi quello che dall'articolo risulta, e cioè di essere stato qui a Reggio Calabria ed aver interloquito con ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per capire meglio quello che stava accadendo, apprendendo in quel contatto che erano accadimenti che andavano contestualizzati con attenzione. Tucci che nel suo articolo faceva una serie di riferimenti all'Hotel Palace di Reggio Calabria, al Consiglio Intermedio di Rappresentanza dei Carabinieri e ad una telefonata di rivendicazione in cui si diceva: questo non è che l'inizio di una strategia del terrore. Certamente elemento questo del tutto estraneo a quelle logiche criminali che caratterizzano l'agire della 'Ndrangheta, soprattutto quando consuma fatti che vanno oltre l'ordinario. Ovviamente non ci bastava ascoltare soltanto Tucci e quindi nel corso delle indagini preliminari e per rendere a voi il peso di quelle dichiarazioni nel corso del processo abbiamo ascoltato tutti quelli che potevano avere informazioni in grado di comprendere come Tucci avesse saputo di quella telefonata di rivendicazione e il riferimento che nel corso della stessa era stato fatto ad una strategia del terrore, e Tucci ce lo ha spiegato come ce l'hanno spiegato altri, e mi riferisco in particolare, ora vedremo su quali fronti, alla deposizione di Mazzeo Antonino e al contributo dichiarativo di Felice Antonio D'Andria, cognato di Fava Antonino. Vorrei partire proprio da qui per dirvi che una delle difficoltà maggiori che noi abbiamo vissuto nella fase genetica di questa investigazione è stata quella proprio di
collocare nella giusta luce perché una traccia evidente non era stata coltivata, perché decine di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ci riferivano che nessuno si era posto il problema di andare a comprendere meglio quelli che erano elementi univoci in quanto altamente dimostrativi della straordinarietà di quello che stava succedendo in Calabria in quei giorni. E quindi l'utilizzo di una stessa arma, l'attacco violento nei confronti di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, le telefonate di rivendicazione. E ci hanno detto in tanti che quegli attentati sono stati trattati in maniera ordinaria, spiegandoci che nessun reparto speciale era intervenuto, che se ne dava una lettura collegata a quelle che erano le attività proditorie di un'organizzazione violenta che anche prima aveva consumato, anche in altre occasioni, anche prima di quel periodo aveva consumato azioni criminose nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine. Però D'Andria ci dice subito una cosa diversa e ci dice: indipendentemente dal fatto che io fossi il cognato di Antonino Fava, per me è rimasto subito un mistero il motivo dell'agguato. Io che ho fatto polizia giudiziaria sul serio e per tanti anni sapevo che l'andrangheta non attacca gratuitamente le forze dell'ordine, e cioè non agisce senza motivo per una inspiegabile ricerca di una condanna all'ergastolo. Ed era chiaro che in questo duplice omicidio c'era qualcosa di strano, era un'azione gratuita, proprio perché lo sanno anche i bambini, che non ci sono posti di blocco sull'autostrada, tranne situazioni straordinarie in cui non è mai una singola pattuglia che fa il controllo sull'autostrada. Io ricordo un solo caso, dice lui, nella mia carriera in cui questo è avvenuto, ma certamente c'era uno spiegamento di forze che canalizzava il traffico e controllava il flusso veicolare con un approccio che non era ordinario, come quello di chi sulle strade statali, provinciali, voglio dire, o di altra natura, fa il controllo che poi si risolve appunto in tutta una serie di segnalazioni utili su vari fronti. E quindi lo sapevano perfettamente che non era possibile controllare con un posto di blocco l'autovettura che occupavano gli autori di quel crimine efferato, e ai miei occhi tutto questo appariva gratuito e incomprensibile, e l'ho detto, ma nessuno mi ha dato risposta. Mi sorprese che non fosse intervenuta nessuna componente provinciale o ultraprovinciale per fare le indagini. Lui dice: non intervenì il ROS, ma anche, diciamo, su altri fronti c'è l'impiego delle forze investigative fu ordinario. E invece mi pare e mi sembra evidente, dice D'Andria, che di ordinario non c'era proprio niente. Le altre deposizioni, avete sentito bene che tipo di contributo ci hanno dato, e soprattutto sul versante riferibile all'articolo di Tucci nessuno ricorda niente, se non Mario Conti, che ci dice di ricordare che effettivamente l'arma utilizzata era sempre la stessa, certo, circostanza che mi ha fatto riflettere, ma nulla più. Certamente era un'arma che esplodeva colpi calibro 9 Parabellum ed era compatibile con l'utilizzo di un mitragliatore M12.
E qui arriviamo all'unico che ricorda della rivendicazione, che è Mazzeo Antonino, e che quindi completa quanto ricavabile dall'articolo del Corriere della Sera di Tucci e il suo contributo dichiarativo, per dirci che effettivamente mentre stavo in questo albergo nei pressi del lungomare di Reggio Calabria arrivò una telefonata di rivendicazione o comunque di minaccia all'arma. Non ricordo il tenore esatto di quella telefonata, perché non fui certo io a riceverla, mi fu riferito da qualche collega del consiglio intermedio che stava in albergo con me a Reggio Calabria, ma sinceramente a distanza di tutti questi anni non ricordo chi fosse. Perché questa è una traccia importante? Perché valorizza quanto ci dice Tucci e quanto Tucci scrive il 20 gennaio del 94, ma soprattutto ci consente di chiudere il cerchio e collegare gli assalti ai carabinieri non solo alla strategia stragista delle continentale riferibile a Giuseppe Graviano e agli stragisti già condannati, ma ancora di riferirla a tutto quel contesto che abbiamo ricostruito stamattina, che ruota attorno alle rivendicazioni falangiste, che a livello nazionale erano già note per aver fatto la loro comparsa subito dopo la consumazione dell'omicidio Mormile, quindi a quel contesto papaliaco trovato di alta 'ndrangheta, che aveva rapporti con apparati di sicurezza, con alcuni uffici, con alcuni soggetti, con alcuni appartenenti agli apparati di sicurezza, e che rientrava in quello scenario più ampio in cui Cosa Nostra si era mossa per chiedere sostegno all'Ndrangheta nel momento in cui il fronte di guerra doveva allargarsi. Ecco le ricostruzioni che troverete in atti, in quanto sono state acquisite, ma che sono state anche illustrate nel corso dell'istruttoria dibattimentale, riferibili al lavoro certosino svolto dal Servizio Centrale Antiterrorismo, nel momento in cui ci consente di ricostruire una rivendicazione telefonica pervenuta ai carabinieri di Scilla in data 20 gennaio del 94, in cui il telefonista parla di strategia terroristica e promette altri attacchi, un'ulteriore rivendicazione telefonica ai carabinieri del rione Modena in cui si parlava di fare una strage, e infine quella più significativa, e vedremo in quale momento storico va a inserirsi quella rivendicazione, che è quella scritta che giunge presso la stazione carabinieri di Polistena, in cui appare la sigla Falange Armata, guarda caso, inviata alla stazione dei carabinieri che ha giurisdizione in quella area tirrenica dell'Ndrangheta, a cui si riferisce il ruolo di altissimo profilo di Filippone Roccosanto e delle famiglie a cui lo stesso fa riferimento, quindi Molè, Piromalli, Mancuso. Perché dicevo è importantissimo il momento in cui quella rivendicazione interviene? Perché quella rivendicazione, come vi ho detto stamattina, è del 4 febbraio 1994. E a mio modo di vedere è indispensabile per dare una chiave di lettura univoca e incontestabile, nell'ottica degli stragisti, a quelli che sono i tre accadimenti consumati in Calabria il 2 dicembre 93, il 18 gennaio 94 e il 1 febbraio del 94. Proprio perché la coda finale successiva alla cattura di Giuseppe Graviano ce la spiega Calabrò. Giuseppe, nel suo lungo interrogatorio del 7 maggio 2014, quando lui ci dice: mi diedero l'incarico di sparare, di colpire più volte, violentemente,
anzi a un certo punto ci dice Villani, ci dissero che dovevamo essere più spietati e che dovevamo fare i morti, quindi non ci dissero quanti dovevano essere gli episodi di attacco da consumare, ci dissero certamente più di uno e io più di uno ne consumai, fino a quando non mi dissero fermati perché è arrivata questa indicazione, che questa indicazione sia di pochi giorni successiva alla cattura di Giuseppe Graviano è ampiamente spiegabile sul fatto, attraverso il fatto che si attese di comprendere quello che bisognava continuare a fare in un momento storico in cui, come ci ha detto Graviano, il suo arresto non era assolutamente immaginabile. Perché ecco il contributo sul punto di Giuseppe Graviano che io più volte ho riconosciuto, certo negli accordi di chi aveva il paese in mano non c'era l'arresto di Graviano il 27 gennaio del 94 e quindi gli amici calabresi di cui parla Spatuzza niente potevano immaginare su questo fronte e avevano continuato a mantenere in vita le indicazioni a Calabrò fino a quando quelle indicazioni sono state revocate con una indicazione di ordine diverso e opposto. Fermati, perché ora ci dobbiamo fermare. Ora inizia il periodo delle risposte, quelle che Graviano ci dice essere arrivate probabilmente fino a un certo punto, ma certamente ci dice non sono arrivate le risposte che dovevano arrivare. E da qui a breve analizzeremo insieme il contenuto delle intercettazioni in carcere più importanti. Il 22 febbraio del 94 veniva arrestato Priolo, ed è la vicenda Sorrenti di cui vi ho già parlato e che vi ha illustrato Michelangelo Di Stefano. Il 24 febbraio Giuseppe Piromalli dichiarava nel corso di un'udienza a Palmi: voteremo Berlusconi, voteremo Berlusconi. Il 19 marzo del 94 si registrava il convegno, il congresso, la convention, chiamatela come volete, politica, presso il Grand Hotel Villa Igea di Palermo, in cui quella che era una discesa in campo affidata ad un messaggio preregistrato il 26 gennaio del 94 diventava un insieme di incontri pubblici in cui Forza Italia illustrava il suo programma politico. Perché Giuseppe Graviano fornisce una chiave di lettura indispensabile da considerare oggi alla luce di quello che era il materiale che si era formato nel corso delle indagini preliminari? In parte ve l'ho già detto, in parte ve lo ribadisco in questa fase conclusiva della mia requisitoria. E la chiave di lettura che lui fornisce ruota attorno proprio ai contenuti di una serie di intercettazioni tra presenti che lo riguardano, a cui voglio arrivare però segnalandogli un altro dato di grande rilievo per capire quanto Graviano sappia di quelle che sono le dinamiche di 'Ndrangheta e soprattutto di quelli che sono accadimenti che probabilmente anche molti 'ndranghetisti non conoscono in alcun modo. Mi riferisco a quella che potrebbe sembrare una vicenda apparentemente minore e che noi istruiamo sulla base delle dichiarazioni dei fratelli Notar Giacomo e del vicequestore Provenzano, che parte dal contenuto di una intercettazione di Graviano e Adinolfi del 12 febbraio 2016, in cui Graviano spontaneamente nel discutere con Adinolfi fa riferimento al suo intervento nel momento in cui si erano manifestati propositi omicidiari nei confronti del dottor Nicola Palcalipari, all'epoca capo della squadra mobile di Cosenza. Perché è importante questo riferimento? Perché come avete
avuto modo di verificare tanto nelle dichiarazioni dei notar Giacomo che negli approfondimenti disposti da questo ufficio, effettivamente l'accadimento è reale. E ruota attorno all'intervento di Rina e Graviano, che dicono agli amici calabresi, come ci racconta anche Giovanni Drago, che c'è un momento storico in cui gli assetti che legano le componenti criminali alle componenti politiche sono assetti che ancora non hanno subito gli scossoni di cui abbiamo parlato stamattina. Tant'è vero che la programmata eliminazione di quello che non era Calipari, ma che era il vicequestore Provenzano, in quanto poi è evidente che i riferimenti sono a lui che lavorava con Calipari, per quello che ci hanno raccontato i collaboratori di giustizia, ma per quello che ci ha raccontato lo stesso Provenzano, non doveva essere consumata in Palermo, perché in quel momento storico a Palermo scruscio non bisognava farne. E quindi, come vedete, in quel rapporto tra vuoti e pieni che noi abbiamo cercato di collocare nella giusta luce nel corso di questa requisitoria, noi abbiamo una stagione antecedente a quella delle stragi, perché ricorderete che i riferimenti ai notar Giacomo sono da datare attorno all'88, in cui gli assetti sono tali da non richiedere di fare rumore, anzi. E queste sono dinamiche di 'ndrangheta e di Cosa Nostra assolutamente note e stabili nelle ricostruzioni giudiziarie, definitive, quando l'operatività è piena non bisogna in alcun modo attirare l'attenzione. E queste sono dinamiche di 'ndrangheta e di Cosa Nostra assolutamente note e stabili nelle ricostruzioni giudiziarie, definitive, quando l'operatività è piena non bisogna in alcun modo attirare l'attenzione. Quindi si dice: no, noi siamo legatissimi a loro, io so perfettamente quanto sia stretto il vincolo con la 'ndrangheta, però ci stanno facendo adesso una richiesta che noi non possiamo in alcun modo accettare, e glielo spiegheremo, perché in questo momento scruscio non se ne fa. E di questo parla Graviano in quella intercettazione del 12 febbraio del 2016, quando ci dice: io ricordo che c'era questo programma che passava dall'omicidio di Nicola Calipari, lui così fa riferimento, abbiamo verificato che invece si trattava di un collaboratore di Nicola Calipari, in un momento storico in cui Palermo doveva essere mantenuta immune da situazioni che potessero attrarre l'attenzione investigativa. E che cosa si voleva consumare in Palermo? L'omicidio di un appartenente alle forze dell'ordine. Perché l'omicidio di un appartenente alle forze dell'ordine, poliziotto o carabiniere che sia, non è mai un evento ordinario. Per la reazione che normalmente si registra all'interno di determinati ambienti investigativi, che però incredibilmente noi non troviamo in Calabria quando si attenta alla vita di Fava e Garofalo e degli altri carabinieri feriti nel dicembre e nel febbraio di quel periodo storico. Perché tutto questo ci serve? Perché io partirei proprio da questo contenuto. Diciamo, con tutta evidenza, riferibile al fronte calabrese, per andare a leggere insieme a voi il contenuto di quelle intercettazioni su cui Graviano si è intrattenuto per circa 4 udienze. Perché, come vi ho detto anche stamattina, attenzione, 3 componenti che ruotano intorno alla sigla Falange Armata, 3 filoni investigativi che possono essere analizzati intanto in via autonoma e poi concatenati tra di loro: 'ndrangheta, Cosa Nostra, componenti deviate dei servizi di sicurezza riferibili alla settima
divisione del SISMI, e ma poi il silenzio Falange Armata dal 1 marzo del 94, quando un determinato progetto politico diventa noto e operativo, per poi riprendere Falange Armata con un messaggio altamente significativo dopo 19 anni, rivolto a Totò Riina per dirgli: stai zitto, caro Totò, perché stai parlando assai con la tua dama di compagnia. Se hai problemi, ti vogliamo rassicurare, intanto dicendoti che hai gente, familiari liberi, che noi possiamo colpire in qualsiasi momento, ma se hai problemi, ti vogliamo anche rassicurare sul fatto che ai problemi ci pensiamo noi. Perché noi, sistema criminale, all'interno del quale tu hai avuto un ruolo, non siamo assolutamente finiti. E io sono assolutamente convinto che anche oggi non sia assolutamente finito questo sistema criminale. E dicevo, quel parallelismo di cui vi ho parlato più volte, che poi ci porta alla nascita di Forza Italia e al successo tombale che Forza Italia ha nel corso delle elezioni politiche del 1994, passa dall'analisi di questi contenuti e di quello che Graviano ci ha detto nel corso del suo esame, che per me è prova a carico degli imputati, nella misura in cui mi dimostra la profonda conoscenza di Graviano di determinate dinamiche. 19 gennaio 2016, Berlusconi pigliò le distanze e fece il traditore. Che cosa ci doveva dire di più Graviano? Andate a leggere integralmente il contenuto di quella intercettazione e, indipendentemente da quello che è stata la sua interpretazione autentica nel corso dell'esame, mi pare che ci sia tutto quello che serve per capire di che cosa parla. Come non avete bisogno di chiavi di lettura che vi devo fornire io per capire di che cosa parla nel corso del colloquio del 22 gennaio di quello stesso anno. Nel 93 ci furono le stragi e le cose migliorarono tutte di un colpo. Fa un riferimento numerico e dice 450 ne tolsero di 41 bis, che poi in realtà sono revoche e mancate proroghe, e noi abbiamo fatto il conteggio e sono 480. Nel 94 lo stavano proprio togliendo il 41 bis, c'era la Maiolo, poi arrivò Bossi, per poi fare riferimento a quello che aveva fatto Andreotti, che non era ancora niente, e prendere spunto da questi riferimenti per attaccare ancora una volta Giovanni Falcone. Poi si fa riferimento ancora una volta al progetto politico delle mafie. Prima della discesa in campo di Berlusconi abbiamo visto, indipendentemente da quello che dice Graviano, come lo abbiamo ricostruito e come le prime componenti di quel progetto vanno individuate in quella Calabria libera che sorge molto tempo prima rispetto a Sicilia libera in Calabria, guidata da quel Donnici di cui parlano i collaboratori di giustizia e che troviamo come rappresentante di Calabria libera nella famosa riunione di Lamezia Terme del settembre 93. Andate a leggere il verbale di Pennino su questo fronte per capire quanto Pennino sa di determinate dinamiche e quindi quanto sia rilevante il suo contributo dichiarativo. Sicilia libera venne fondata nel villaggio Euromare, dice Graviano, conferma quello che ci dicono i collaboratori di giustizia, era secessionista, poi arrivammo a Forza Italia, che ha preso voti, dice, anche grazie a Sicilia Libera, e certo, il travaso fu evidente anche in quella fase di passaggio in cui i primi circoli erano a doppio marchio, Sicilia Libera, trattino Forza Italia. Perché ovviamente ci volevano agevolare nella ricostruzione che stiamo facendo adesso, come Falange Armata ci ha voluto agevolare in quei messaggi in cui ha spiegato che la Falange Armata carceraria, che è quella che rivendica l'omicidio Mormile, è la componente carceraria della Falange Armata, che è ovviamente aperta anche ad altri contesti,
anche lì grazie ai falangisti per averci consegnato una chiave di lettura che non è la mia, ma è la loro. Graviano non ha avuto il coraggio di spiegare fino in fondo una frase che si ricava da questa intercettazione del 22 gennaio 2016, perché è una frase che per forza di cose deve avere un significato enorme, visto il contesto dialogico nel quale lui la inserisce parlando con Adinolfi. E lui a un certo punto dice, parlando di Forza Italia, Sicilia Libera e tutto quello che c'era stato, anche in precedenza, riferendosi ad Andreotti, dice: caro Umberto, la gente non sa cosa c'era di mezzo. Non ce l'ha detto quello che c'era di mezzo, ci ha fatto soltanto comprendere che tutti i riferimenti che lui ha fatto a Berlusconi e a Forza Italia sono verosimilmente da ricondurre proprio a quello che c'era di mezzo. E perché se no io non riesco a comprendere qual è la logica di un discorso che una logica ce l'ha, nel momento in cui un soggetto come lui è portato a dire al suo interlocutore: però guarda, non mi fare andare oltre, perché tu non puoi immaginare, la gente non sa che cosa c'era di mezzo. E perché è importante tutto questo? Perché due giorni dopo, il 24 gennaio del 2016, lui torna a parlare di questi argomenti, e anche qui ci agevola molto nel lavoro che siamo chiamati a fare in questa sede, nel dire: te lo ricordi Gioacchino Pennino? Quello era un uomo mio, quello era uno nostro del mandamento di Brancaccio, fornendo un contributo ancora ulteriore rispetto al dichiarato autoaccusatorio che il Pennino riversa nel corso dell'interrogatorio che voi avete acquisito, quando ci spiega chi era lui, quale alta massoneria rappresentava, era noto infatti anche a Giuliano Di Bernardo, e soprattutto chi era lo zio, in relazione a quella componente palermitana riferibile proprio a quelle grandi famiglie Bontate e Inzerillo, che in quegli anni avevano rapporti strettissimi con l'Andrangheta, come ci racconta Giovanni Brusca. Il 12 febbraio, ve l'ho già detto, parlava di Calipari, il 22 febbraio 2016 tornava a parlare di Sicilia Libera, il 6 marzo tornava a parlare di tutta una serie di argomenti di particolare peso che riguardano anche il concepimento dei figli in carcere, il 18 marzo tornava a parlare di Berlusconi e gli accordi che lui aveva avuto con Berlusconi, e utilizzava la frase che utilizza Spatuzza quando introduce questi argomenti nel dire: avevamo il paese nelle mani. Utilizzo il suo modo di chiamare Umberto Adinolfi, avevamo il paese in mano, io avevo ricevuto una serie di rassicurazioni anche legate alla mia latitanza, e soprattutto fa un riferimento temporale decisivo nel dire che alcuni preparativi che io riconduco alla stagione stragista erano già in corso nel 1991. E certo, e come fa a non essere vero un passaggio del genere, quando noi abbiamo ricostruito sulla base di plurime fonti dichiarative che il giugno 91, quando inizia la riunione di Enna e la parallela riunione in Calabria, nella zona di Nicotera, incontrare Abbadia, dai componenti di vertice dell'Andrangheta, che sono esattamente quei soggetti di cui ci parla il collaboratore catanese Giuseppe Di Giacomo, erano pronti a partire con quella stagione di sangue e di morti che
formalmente inizierà nel 92 sol perché era necessario attendere l'esito del maxi processo. E sol perché, per uno scrupolo e per una prudenza che i grandi capi non potevano non avere, nonostante avessero saputo già nel mese di ottobre che il maxi processo sarebbe andato male, non potevano non attuare nella misura in cui, va bene, queste sono le indicazioni che arrivano, però permettetemi di dirvi, avrà detto qualcuno, che è comunque il caso di aspettare che la sentenza diventi definitiva, perché scusatemi, se poi facciamo i morti nell'ottobre, nel novembre, nel dicembre del 91, e per una qualsiasi ragione il teorema Buscetta cade perché magari c'è un cavillo che non passa dalla condotta che noi stiamo portando avanti attraverso una serie di ambienti politici e non solo, finalizzati ad aggiustare quel processo, e quindi ci cade il cuore del Maxi 1, abbiamo fatto morti che non hanno senso. Ecco perché il riferimento che Graviano fa nel corso del colloquio intercettato il 18 marzo del 2016 è indispensabile, perché è la viva voce di Graviano che conferma quello che vi ho detto nel corso della requisitoria, e cioè che la stagione chiave è quella che si snoda a cavallo degli accadimenti che partono dal giugno 1991. Ed è lui che ce lo spiega, con grande chiarezza, come lui che ci spiega ancora il 9 aprile del 2016 quello che succede in carcere, quando riuscirà a concepire il figlio, e ancora di più quello che ci spiega il 10 aprile del 2016, quando, confermando il dichiarato di numerosi collaboratori di giustizia sul punto, tra i quali quelli che ho citato oggi, tutti riferibili al contesto operativo che ruotava attorno al ruolo apicale di Luca Bagarella, ci dice: Berlusconi, io già nel 92 sapevo che doveva scendere in campo, perché noi avevamo tutta una serie di informazioni, ci dice Graviano, richiamando quei contenuti, che ci avevano già rassicurato in questa direzione, in una intercettazione in cui Graviano dice ad Adinolfi una serie di cose di un rilievo spaventoso per la ricostruzione che voi siete chiamati a fare, perché questa è la intercettazione da cui dovete partire per valorizzare le rivendicazioni di Falange Armata, e vi ho dato stamattina quel riferimento numerico, che aumentano a dismisura proprio tra il gennaio e il febbraio del 94, per poi finire il primo marzo del 94, se non vogliamo considerare la rivendicazione del primo dicembre di quell'anno isolata, e riprendere dopo 19 anni nel 2013 con un messaggio rivolto a Rina, cioè Falange Armata, nel 2013 poi minaccerà Totò Riina. Quindi, partendo dai contenuti del colloquio intercettato il 10 aprile del 2016, voi avete nelle parole di Graviano, che lui integra nel corso dell'esame reso in questa sede, la conferma migliore rispetto al parallelismo di cui abbiamo parlato nel processo. 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Falange Armata, movimenti separatisti, Forza Italia.
finito. Falange Armata, che aveva rivendicato tantissimi episodi stragisti, scompare a fine febbraio del 94. Come mai? Nelle parole di Giuseppe Graviano c'è la risposta che cerchiamo, e c'è la risposta, voglio dire, anche a quegli approfondimenti che abbiamo fatto esaminandolo in questa sede, quando ci ha spiegato che alcuni importanti imprenditori del nord gli avevano chiesto di proseguire le stragi, ecco l'urgenza dell'Olimpico del 23 gennaio 94, mentre altri soggetti politici si stavano muovendo, guarda caso, in contatto con le grandi famiglie di Cosa Nostra di Enna per capire se la stagione stragista si potesse fermare in quel momento. Prosegue Giuseppe Graviano, perché non è soddisfatto di quello che sta raccontando da tempo a Umberto Adinolfi, e lo fa l'11 aprile del 2016, quando immaginano il sistema per inviare messaggi a chi non ha mantenuto i patti. La forza delle intercettazioni è questa. Graviano lo sa, non si è sottratto, ha spiegato meglio, anche rispetto a quello che noi avevamo ampiamente capito, qual era il senso di quei messaggi. E lo fa ancora il 12 e il 13 aprile del 2016, facendo riferimento agli uffici di Publitaria. Su questo non ha dato risposte coerenti con il contenuto dell'intercettazione che ho appena richiamato, perché risulta dalla lettura congiunta di questi due progressivi, 12 e 13 aprile del 2016, che lui entrava e usciva dagli uffici di Publitalia a favore della quale forniva una serie di servizi. Questo si ricava dalle intercettazioni. E dalle intercettazioni quindi si ricava che, entrando e uscendo da Publitalia, non devo esservi io qual è il rapporto dell'Utri Publitalia, perché sinceramente farei insulto a chi mi ascolta, anche per quello che abbiamo documentato nel corso del processo, anche in relazione agli incontri organizzati proprio da Publitalia nel gennaio del 94, nei giorni in cui Graviano è a Roma e Publitalia lavora all'interno dell'Hotel Majestic a 120 passi dal Bardonei. Voi mi chiederete perché so che sono 120 passi, e io ve lo rivelo perché io sono andato a piedi dal Bardonei al Majestic. Non si può fare un esperimento giudiziale in prima persona? Quando dell'Utri, in salottini riservati, riceve gente che parla in dialetto calabrese e siciliano. E certo, possono essere state anche persone per bene. E chi lo mette in dubbio? Certo è che disponete di un elemento di valutazione aggiuntivo rispetto a quello che avevamo fino a qualche tempo fa, se vogliamo contestualizzare il discorso che Graviano fa a Gaspare Spatuzza il 21 gennaio di quell'anno. Visto che Graviano immaginava già che la nostra sete di riscontri sarebbe stata, diciamo, difficile da soddisfare, ci forniva ulteriori indicazioni in quelle intercettazioni e tornava a dirci, perché lo aveva già capito che noi avremmo ricostruito sull'apporto dichiarativo di Gioacchino Pennino proprio il legame Cosa Nostra 'Ndrangheta in relazione a quei livelli che diventano un tutt'uno con l'alta massoneria irregolare, e ci torna a dire, come se si rivolgesse a noi, attenzione che quando andrete a valorizzare l'apporto dichiarativo di Pennino vi dovete ricordare, come vi ho detto già nell'intercettazione del 24 gennaio 2016, che Pennino è un uomo mio,
mio. Quindi che chiave di lettura dovete ricavare, valorizzando il comitato d'affari di cui parla Pennino, negli anni in cui ancora i corleonesi non erano i padroni di Cosa Nostra, che quando lo zio in Calabria aveva creato quel circuito di vertice in cui pezzi di 'ndrangheta, pezzi di Cosa Nostra, pezzi di massoneria, pezzi di politica, pezzi di apparati deviati dello Stato si mettevano insieme e diventavano operativi, noi in Sicilia ancora non eravamo partiti su quel fronte, perché così mi disse Stefano Bontate. E Graviano lo sapeva che io avrei discusso molto su questo e quindi mi ha voluto rassicurare nel dire: caro dottore Lombardo, guardi che le dico io che Pennino era un uomo mio. Quindi quando lei valuta le sue dichiarazioni a partire dal 1994, consideri che era un uomo di Brancaccio e che quindi i rapporti privilegiati che ho io con la 'ndrangheta si riferiscono a Brancaccio esattamente come vi spiega Gioacchino Pennino. Sapeva anche che avevamo necessità di conferme sull'articolo stampa che contiene l'intervista del senatore Miglio, intervista di cui abbiamo già parlato, di Miglio, rilasciata a Il Giornale, quando dice che c'è una parte buona delle mafie che in un progetto certamente più ampio può essere costituzionalizzata. E il 27 luglio del 2016 si intrattiene con Umberto Adinolfi anche su questo aspetto, compie esplicito riferimento al senatore Miglio, dice che lui sa che il senatore Miglio, per conto della Lega Nord, in quel progetto separatista di cui abbiamo già parlato varie volte, aveva stipulato patti con Cosa Nostra, fa riferimento ai viaggi che Miglio ha fatto in Sicilia e agli incontri che Miglio ha avuto con Nitto Santapaola nella zona di Catania per parlare di questi progetti. E che il riferimento a Santapaola per noi sia rilevantissimo, lo ricavate dal contributo dichiarativo di tutti i collaboratori di giustizia di origine catanese che abbiamo sentito in questo processo, da Malvagna ad Avola a Di Raimondo, e soprattutto alle tantissime sentenze che abbiamo riversato in atti, in cui spieghiamo qual è il rapporto privilegiato dell''ndrangheta proprio con la componente catanese di Cosa Nostra, anche in relazione, e quindi non soltanto in relazione alle famiglie della città di Reggio Calabria, riferibili al circuito De Stefaniano, ma anche al collegato circuito dei Molè Piromalli. Ci dice ancora Graviano, ed è la sua voce, anche su questo a specificare, che le leghe morirono come progetto politico nel momento in cui si ebbe la certezza che Berlusconi aveva sciolto le riserve e scendeva in campo. Lui lo dice. Ve l'ho già detto, c'è un'intercettazione poi del 14 marzo 2017, dalle ore 8:08 alle ore 9:06. In cui vi leggo il passaggio in lingua originale, proprio perché non voglio in alcun modo alterare il contenuto dello stesso, mi scuso con tutti i siciliani presenti, ma alcuni passaggi, diciamo, di questa trascrizione sono indispensabili. Chi ti ne vai a Catania a diri Ru 41? Avete sentito, no, nella deposizione di Di Stefano, cosa abbiamo trovato in relazione alla presenza di Berlusconi a Catania a parlare del 41 bis e alle iniziative di Pannella? Ve le ricordate? Io non ho fatto niente.
T'hai ospitato fino ad adesso perché hai 54 anni. I giorni passano, gli anni passano, sto invecchiando. E no, e tu mi stai facendo morire in galera, senza io aver fatto niente. Chi sei tu l'autore? Umberto. Escluso il fatto che l'autore sia Umberto, e visto che in questa intercettazione lunghissima, lui a distanza di un anno esatto, dal marzo 2016, quando parlava di tradimenti, di traditori e di paese in mano con promesse non mantenute, torna a fare lo stesso discorso a distanza di un anno esatto, per dire chiaramente l'autore sei tu. Io ho aspettato, ma ti viene ogni tanto in mente di farti una passata, una mano in ta coscienza? Se è giusto che per i soldi tu fai soffrire le persone così. Quali sono i soldi? Mi pare che il Graviano abbia ritenuto di dircelo nel corso del suo esame, indicando anche il fatto di essere in possesso di un documento da cui questa relazione risulta, documento quindi in grado di dimostrare il rapporto tra lui e quel gruppo imprenditoriale, tra lui, socio occulto di quel gruppo imprenditoriale, che avrebbe avuto origine nei primi anni 70, su iniziativa del nonno, che aveva convogliato su quel gruppo imprenditoriale una quantità di miliardi certamente enorme per quelle che erano le capacità finanziarie dell'epoca. E allora questi riferimenti che Graviano reitera nel corso del suo esame sono di grande rilievo, e ve l'ho detto prima, anche per contestualizzare e valorizzare al meglio il dichiarato di Giuseppe Di Giacomo, il quale ci indica le sette componenti di vertice dell''Ndrangheta, che come avete visto noi abbiamo avuto già modo di identificare sulla base dell'apporto dichiarativo di altri collaboratori di giustizia che nulla sapevano di Di Giacomo, anche in relazione alle confidenze di Santo Mazzei. Nella parte in cui Di Giacomo precisa che Rina aveva coinvolto i calabresi attraverso il Graviano, non solo in relazione a quella che era la parte stragista in senso puro consumata in quegli anni, ma ci dice Di Giacomo che li aveva coinvolti insieme ai napoletani nella parte di quella strategia che prevedeva il massiccio, così dice il collaboratore, sostegno elettorale a Forza Italia. E da chi aveva appreso queste circostanze Di Giacomo? Dal Santo Mazzei, che aveva commissariato Nitto Santa Paola a Catania, quale uomo di Leo Luca Bagarella, vertice vero di Cosa Nostra dopo la cattura di Rina il 15 gennaio del 93. Nelle intercettazioni e nell'esame poi ci spiega meglio ancora Giuseppe Graviano che cos'è il colpo di grazia, che cos'è il colpo finale da dare nel gennaio del 94. E ce lo spiega andando a integrare il dichiarato di Spatuzza, creando per noi e per voi un parallelismo di grande peso dimostrativo con quelle vicende di Falange Armata che vi ho rappresentato prima. Per dirvi una cosa che vi avevo accennato stamattina facendo un po' come Lucarelli, Carlo,
c'è solo una rivendicazione di falange armata precedente all'attentato. Cioè, falange armata nella ricostruzione che il Servizio Centrale Antiterrorismo ha fatto su nostra delega, ha sempre rivendicato l'attentato già consumato, a partire dall'11 aprile del 90 in relazione all'omicidio di Umberto Mormile. Solo una volta ha fatto una telefonata preventiva, sapete quando? Il 21 gennaio del 94, cioè il giorno in cui avviene l'incontro del Bar Doney. Chiama il telefonista di Falange Armata, il numero verde della questura di Roma, e dice: domenica 23 gennaio 94, la domenica in cui bisognava consumare la strage dell'Olimpico, sarà consumato un attentato presso lo stadio Marassi di Genova, se ci sarà Agnelli, in occasione di Sampdoria-Juventus. Quella domenica si giocava effettivamente a Genova Sampdoria-Juventus. Come leggiamo questo avvertimento preventivo? Perché una lettura la dobbiamo effettuare. Può essere interpretato in due modi, io ritengo. Semplicisticamente come il banale tentativo di spostare l'attenzione su Genova rispetto a quanto si era già programmato su Roma. Ci sta. Magari tutte le informazioni venivano convogliate sulla Digos di Genova, l'allora UCIGOS si disinteressava ad altre situazioni potenzialmente a rischio e poneva la sua attenzione su quel tipo di indicazione. Io dico che però più compiutamente l'interpretazione corretta da fare sulla firma preventiva che Falange Armata aveva posto in relazione a quell'attentato, in realtà era la firma preventiva di Falange Armata sull'attentato già programmato allo Stadio Olimpico. E cioè la fretta era tale, come ci dice Graviano nelle intercettazioni e nel corso dell'esame, confermandoci la fretta di cui ci parla Spatuzza, che in quell'occasione la consumazione dell'attentato allo Stadio Olimpico il 23 gennaio del 1994 in occasione di Roma-Udinese doveva immediatamente quel giorno stesso essere riconducibile a Falange Armata. Senza dubbi, senza tentennamenti, senza aspettare telefonate successive, subito hanno ammazzato 55 carabinieri. Che sia Falange Armata lo sappiamo perché hanno telefonato due giorni fa alla questura di Roma, perché il parallelismo è talmente evidente tra Stadio Marassi e Stadio Olimpico, partita di calcio, che nessuno degli investigatori e soprattutto nessuno di quelli che dovevano immediatamente cogliere il peso della rivendicazione Falange Armata avrebbe potuto avere dubbi. Una volta sola. E questa telefonata alla questura di Roma parte da Roma, dove c'erano gli stragisti, come ci raccontano Spatuzza e tutti gli altri. E allora questi sono gli elementi su cui noi siamo chiamati a ragionare, questi sono gli elementi su cui noi dobbiamo soffermarci per contestualizzare tutta una serie di accadimenti e valorizzare, e ho davvero concluso questo mio lunghissimo intervento, il contributo dichiarativo di quei collaboratori di giustizia che ci spiegano ancor meglio perché i Piromalli De Stefano. Perché qui noi stiamo parlando di Piromalli De Stefano, solo che l'uomo dei De Stefano che doveva essere qui imputato c'è morto pochi mesi prima della richiesta di misura cautelare. Demetrio Lo Giudice, detto Mimmo, quello che aveva contatti con Giovanni Aiello,
quello che Calabrò Giuseppe ci individua come colui il quale sapeva tutto quale uomo di Micolibri e quindi della più importante famiglia De Stefano. E chi ci dà un contributo ulteriore per sciogliere qualsiasi residuo dubbio sul perché si mossero quelle due componenti apicali dell''Ndrangheta, che poi, come avete visto nella rappresentazione che fa Giuseppe Di Giacomo, rappresentano anche altri soggetti che il Di Giacomo ci inserisce in quel direttorio, perché i De Stefano sono anche Pasquale Condello e Franco Cocotrovato, e sono tre, Pino Piromalli e anche Luigi Mancuso, e sono cinque. Nino Pesce, lo abbiamo visto come viene accostato al gruppo Piromalli, Molè, Mancuso, e sono sei, e la Ionica sono i Papalia. Ce li abbiamo tutti ce li abbiamo. E vi ho spiegato perché nel momento in cui sulla fascia ionica si muovono i Papalia, non è più chiamato a muoversi nessuno, perché i Papalia sono da circa 40 anni collocati al livello più alto che l''Ndrangheta ha, soprattutto per la loro capacità relazionale con i mondi che compongono quel sistema e che si riferiscono ai pezzi deviati dei servizi di sicurezza. Guardate da questo punto di vista qual è il contributo decisivo che ci dà Grimaldi Vincenzo. Nella mia memoria scritta troverete nel dettaglio la compatibilità piena dell'apporto dichiarativo del Grimaldi nel momento in cui fa riferimento a Santo Asciutto, uomo dei Piromalli, nel momento in cui fa riferimento a Rocco Molè, uomo dei Piromalli, che gli spiegano, guarda che nella strategia stragista ci siamo dentro anche noi. Quindi ha ragione Spatuzza quando fa riferimento a Filippo Graviano, che dice allo Spatuzza di rispondere ai picciotti, ai giovanotti di 'Ndrangheta e Camorra che si lamentano del carcere duro. Se vuoi sapere, se vogliono sapere com'è andata, che chiedano ai loro padri. Questo è il peso delle dichiarazioni di Grimaldi, questo è il peso di tutti quei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni che vi ho richiamato, provenienti dall'indagine Crimine Infinito nella parte milanese di Rocco Filippone, capo mandamento tirrenico, che alza la mano a un certo punto rispetto all'avanzamento di grado di alcuni soggetti di 'Ndrangheta e dice no, perché io devo esprimermi favorevolmente, perché da uomo dei Piromalli la carica di vertice mandamentale è la mia e quindi non potete farne a meno. Perché vi ho fatto riferimento più volte all'apporto dichiarativo di tutti quei collaboratori di giustizia, tra cui Gaetano Costa, ma anche gli altri, che ci danno per primi notizia del circuito riservato di 'Ndrangheta. Vi ho spiegato che quel tipo di riferimento era indispensabile nella misura in cui un collaboratore di giustizia di alto livello come Antonio Calvaruso ammette di essere un uomo riservato di bagarella, era necessario andare a verificare prima in sede investigativa e poi in sede processuale se le due grandi componenti mafiose del sistema criminale che si è mosso attorno alle stragi avessero entrambe, come ci dice Di Giacomo da ultimo, un livello riservato o segreto. E avete visto quello che risulta su Cosa Nostra e quello che risulta sull''Ndrangheta. E avete visto che entrambe hanno questo livello da anni, che è il livello a cui spettano le decisioni straordinarie. Straordinarie, come quelle assunte nel momento in cui
si decise di portare avanti una strategia stragista che passava da tutta una serie di interessi convergenti legati al crollo di una stagione politica che ruotava attorno al blocco comunista, che vedeva il disgregarsi di forze massoniche di ispirazione gelliana, che cercava nuovi referenti politici nel momento in cui i vecchi, pur essendo formalmente ancora sulla scena, non erano più in grado di garantire nulla, questo ci dicono i collaboratori di giustizia, che immaginava di sfruttare le potenzialità elettorali della Lega Nord, vicenda Miglio e leghe meridionali, che poi su indicazione di Gelli e non solo, come ci ha spiegato Antonio D'Andrea, anche sulla base di indicazioni che provenivano da ambienti vaticani, si portò avanti il progetto della Lega Meridionale, progetto della Lega Meridionale che in realtà diventa una mera copertura nel momento in cui quelle componenti criminali sanno che Forza Italia sta per diventare un soggetto politico effettivo. Ecco Provenzano che si muove su un versante, Bagarella abbandona Sicilia Libera, Graviano li informa di quello che sta succedendo, perché nel dicembre del 93 ha contatti, ci ha detto nel corso di questo processo, con chi il progetto politico Forza Italia stava portando avanti. Giuseppe Piromalli, nel corso dell'udienza di Palmi, dichiarerà in quell'esatto momento storico: voteremo Berlusconi, voteremo Berlusconi. Falange Armata scompare per ricomparire solo 19 anni dopo e dire a Totorina: guarda che il mondo in cui vivevi quando eri al vertice di Cosa Nostra, prima Libero e poi Latitante, è un mondo che ancora esiste e a cui compete di dare risposte che non sono più di tua competenza. Io adesso passo la parola al procuratore Bombardieri.